Una volta, tanti anni fa, Renato Zero mi disse che per lui un padre era un uomo che torna a casa dal lavoro, mette in tavola il pane, il vino e l'olio e con quello che ha risparmiato compra un libro a suo figlio. La cura, cura per gli altri, cura per il corpo, cura per l'anima, non è e non deve essere una prerogativa solo delle donne. Anche i padri devono prendersi cura dei figli, sia pure in modo diverso. E i figli sanno che possono affidarsi ai padri. Possono aver fiducia in loro perché sentono che non ne saranno mai traditi. In Atto di fede, Renato Zero fa dialogare il padre con il figlio adulto, il Gesù che accetta la morte in croce respingendo l'ultima tentazione, riconoscendosi come Messia, sacrificandosi per lavare i peccati del mondo e restituire l'uomo alla sua condizione primigenia di innocenza. E fa dialogare il padre anche con il figlio piccolo, il Gesù bambino ancora inconsapevole eppure prodigiosamente maturo, pieno di amore per il prossimo e per il mondo pieno di Dio. Oggi il padre non è una figura di moda, anzi è una figura in crisi, perché non sa più qual è il suo compito. I nostri nonni avevano l'ossessione del cibo, le nonne cucinavano tutto il giorno, avevano avuto fame e non volevano che i nipoti conoscessero la stessa sofferenza. I nostri padri avevano l'ossessione dello studio, volevano che studiassimo per farci una posizione. Noi abbiamo l'ossessione che i nostri figli e i nostri nipoti siano felici. Ma in questo modo forse non stiamo facendo il loro bene. Il padre non è colui che intrappola il figlio né che se ne disinteressa. È colui che ti lascia andare, senza perderti mai di vista. A sua volta il padre dal figlio ha molto da imparare. La tecnologia, le lingue straniere, un nuovo modo di stare al mondo. Figli e padri da sempre si scambiano esperienze e conoscenze, crescono insieme, imparano l'uno dall'altro, soprattutto si fidano l'uno dell'altro, come fecero Dio e Gesù, il Creatore e il Messia, tanto tempo fa. Aldo Cazzullo.